Efficienza, soprattutto efficacia, il nuovo piano sanitario non deve precludere da questi obiettivi. Voi avete presentato un documento con tanti punti che riguardano il nuovo piano sanitario regionale. Con questo documento ci poniamo nella discussione, cercando di dare appunto un nostro fattivo contributo a che il piano abbia una direzione importante, ovvero quella direzione che non tenda a interpretare i necessari tagli che il governo centrale ci impone, o comunque la sostenibilità del servizio ci impone, a farli coincidere con tagli anche ai servizi. Riteniamo che invece, attraverso degli opportuni accorgimenti e attraverso l'adozione di importanti innovazioni, si possa invece raggiungere l'efficacia del servizio, l'efficienza dello stesso. Avete parlato anche dell'importanza dei rapporti con il privato e anche con le università. Le università vanno considerate per il ruolo che hanno, che non è un ruolo secondario, perché oggi loro occupano uno spazio importante nella rete ospedaliera regionale. Per quanto riguarda il rapporto con le cliniche private, per noi è necessario che tutta la governance resti in mano pubblica. È il pubblico che decide quali e quante prestazioni devono passare al privato.